Il laboratorio di restauro della Pinacoteca di Brera è uno spazio trasparente posto al centro del museo. Qui il nostro team di restauratori realizza i restauri, gli interventi conservativi sulle opere del museo, quindi la verifica del loro stato di conservazione e veri e propri interventi di restauro sulle opere. È una struttura inaugurata nel 2002 per restaurare un dipinto di dimensioni straordinarie, la Grande Pala di Gerolamo Savoldo, e da allora ospita opere di grandissimo formato, ma anche opere di formato meno importante, che i visitatori possono seguire nel corso delle fasi di intervento in diretta. È una struttura unica nel suo genere, dotata di questa piattaforma che permette di raggiungere tutte le porzioni delle opere di grande formato. E poi questi aspiratori che consentono di aspirare i vapori dei solventi utilizzati e altri dispositivi tecnici che consentono lo svolgimento ottimale delle operazioni di restauro. Cosa succede in questo momento? In questo momento stiamo restaurando opere, queste due opere sono in fasi diverse della loro lavorazione. Su questo dipinto è in corso una pulitura, la pulitura delle sostanze sovrammesse, di vernici, patinature, ritocchi alterati, che vengono rimossi con un'operazione di assottigliamento graduale, controllabile e molto selettiva. Per far ciò vengono selezionate delle miscele di solventi e testate in modo progressivo sulla superficie per scegliere la miscela che possa assicurare questo risultato in modo controllabile e selettivo. Un'altra opera invece in questo momento è in fase molto più avanzata e viene terminata la fase del ritocco pittorico prima della restituzione al pubblico del museo. Più in generale l'attività di restauro è un'attività legata a una collaborazione fra figure diverse, quindi gli storici dell'arte, i restauratori, i diagnosti che si occupano appunto della ricerca, ma il laboratorio di restauro della Pinacoteca di Brera è anche un luogo di ricerca, di studio anche con tecniche diagnostiche dei dipinti del nostro museo.